Buonasera e buona settimana a tutti voi dalla redazione di OneTV, ben ritrovati per l'appuntamento con OneTV News. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP milanese nei confronti del signor Bayer di una società che organizza convegni e fiere, indagato per corruzione insieme ad altre 11 persone, tra cui alcuni imprenditori lombardi. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi del commerciale che, sfruttando la sua carica, avrebbe percepito tangenti e ottenuto delle utilità anche per altri soggetti nell'ambito dell'assegnazione di 3 appalti per un valore complessivo di 16 milioni e mezzo di euro. In un caso, gli appalti sarebbero stati pilotati verso un imprenditore che, con un prestanome, avrebbe corrisposto circa 20.000 euro al signor Bayer utilizzando delle causali fittizie. In un'altra circostanza, l'impresa vincitrice della gara d'appalto era stata indotta a subappaltare la quasi totalità del valore dei lavori ad una società amministrata da un socio dell'indagato. Folla e commozione nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di San Giuliano Milanese per i funerali della piccola Diana. La bimba di 1 anno e mezzo abbandonata e lasciata morire di stenti dalla madre. Alla cerimonia funebre ha presenziato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Un lungo applauso ha accompagnato la piccola bara bianca al suo ingresso nella chiesa gremita. Alla cerimonia funebre hanno presenziato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, e quello di San Donato Milanese, Francesco Squeri. Alcune mamme del quartiere Ponte Lambro, alla periferia di Milano, dove abitava la bambina, hanno accompagnato la lenta marcia che percorre il carro funebre come in un breve corteo. Tra le mani uno striscione in rosa con la scritta «Volerò sulle ali del mondo, nel cielo infinito». Ad incorniciarlo la foto di Diana con l'abito da principessa, un grande fiocco rosa in testa e attorno a lei un tappeto di palloncini. La storia della piccola ha destato sconcerto e orrore in tutta Italia. La bimba di 18 mesi è stata trovata morta il 20 luglio nell'appartamento di Via Parea, in zona Ponte Lambro a Milano, dove viveva con la mamma. La 37enne l'aveva lasciata sola in casa per 6 giorni e si era assentata per andare a Leffe, nel Bergamasco, dal compagno con il quale si stava riappacificando dopo una separazione. 9 persone sono state arrestate a vario titolo per sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate nell'ambito delle indagini svolte dalla Compagnia dei Carabinieri di Milano Duomo e coordinate dalla locale procura, che hanno fatto luce sui contrasti emersi da ormai diversi mesi tra 2 bande giovanili costituitesi intorno alle figure dei noti trapper milanesi Simba La Rue e Baby Touché, dando vita ad una sorta di faida. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milano Duomo, il capitano Gabriele Lombardo, ha rilasciato una dichiarazione in merito. Sentiamo. Le indagini che hanno consentito di far luce sulla esistenza e sui contrasti tra 2 bande rivali, costituitesi attorno alle figure di 2 noti trapper, Simba La Rue e Baby Touché, e che nell'ultimo periodo si erano rese protagoniste di numerosi episodi di violenza. In particolare, l'indagine ha consentito di chiarire le dinamiche di 2 episodi delittuosi. Un primo evento, una rapina avvenuta a Milano in via Settaro il 1 marzo, quando 2 appartenenti al gruppo di Baby Touché erano stati aggrediti, rapinati, e uno dei 2 addirittura era stato accoltellato da parte di 7 membri del gruppo di Simba La Rue. In un secondo episodio, invece, avvenuto il 9 giugno, Baby Touché era stato sequestrato da alcuni appartenenti al gruppo Simba La Rue, era stato costretto a salire a bordo di un'autovettura, dove era stato percosso e costretto a subire delle vessazioni che erano state poi diffuse sui vari social network. La pubblicizzazione degli episodi delittuosi sui profili social in uso sia agli indagati ma anche alle parti offese è forse una caratteristica tipica di queste bande giovanili. Lo scopo è certamente quello di stimolare processi di emulazione, di imitazione e quindi di glorificazione che poi portano anche a rafforzare il potere di questi gruppi nell'ambito del mondo della tratta. L'elemento di novità è riguardo soprattutto i legami che si sono creati tra i vari appartenenti a questi gruppi, legami di fedeltà reciproca basati anche sull'omertà, ma soprattutto l'origine dei contrasti tra i gruppi, che ovviamente si fonda su una conflittualità che trova la propria matrice in un antagonismo sulla diffusione dei vari brani musicali.
Il soccorso alpino ha recuperato una coppia di alpinisti scivolati, fortunatamente senza gravi conseguenze, sul monte Polluce in Val d'Aosta. Le immagini che vedete si riferiscono all'intervento dell'elicottero di salvataggio, con cui i due sportivi sono stati salvati e medicati sul posto, prima di essere condotti in ospedale per ulteriori accertamenti. Sabato mattina, 30 luglio, gran parte della città di Cassano Magnago è rimasta senza acqua a causa di un guasto elettrico alla cabina Enel di via Bonicalza. Enel ed Alfa, in coordinamento con l'amministrazione comunale, sono intervenuti per valutare il malfunzionamento, mentre arrivavano tre gruppi elettrogeni che potevano supplire fino all'arrivo del pezzo di ricambio, garantendo così la continuità dell'erogazione dell'acqua in città. La situazione si è risolta solo nel pomeriggio di domenica per le zone alte di Cassano, quando le pompe di rilancio sono potute ripartire. Nel frattempo l'amministrazione, oltre a tenere costantemente informata la cittadinanza, è sempre stata in contatto con Alfa e si è impegnata a ridurre il più possibile i disagi, attivando la protezione civile che ha portato cisterne d'acqua per abbeverare anche gli animali in difficoltà. Una volta ripristinato completamente il servizio e assicurata l'erogazione a tutti i cassanesi, l'amministrazione comunale procederà a valutare l'entità dei danni che l'interruzione del servizio ha arrecato ai privati e alle attività commerciali e provvederà ad affidarsi ad un legale per appurare le modalità di richiesta dei risarcimenti. Piscina chiusa invece a Parabiago per danni da maltempo. Il violento temporale che venerdì sera ha flagellato il Legnanese ha infatti provocato danni consistenti all'impianto natatorio di via Carso. L'acqua ha invaso la sala macchine mettendo fuori uso la strumentazione. La piscina rimarrà chiusa al pubblico per permettere le operazioni di ripristino che dureranno presumibilmente per qualche giorno. Primiano Mandunzio e la sua redazione locale ci portano tra le bancarelle del famoso mercatone dell'antiquariato della Darsena di Milano, che l'associazione Naviglio Grande, fondata nel 1882, organizza periodicamente nel corso dell'anno. Grazie alle immagini che state vedendo, riprese nell'appuntamento di ieri, possiamo fare una passeggiata virtuale tra le tantissime chicche per appassionati e collezionisti esposte lungo l'alzaia. Tra le curiosità più interessanti, le sedie in legno che si usavano tanti anni fa nel cinema, tra cui due in particolare arrivate addirittura da Lucca. Moltissimi turisti stranieri, soprattutto tedeschi ed inglesi, che hanno affollato i banchetti in cerca dell'affare, acquistando ad esempio monili vintage o antiche macchine fotografiche. Tra i pezzi più rari e ricercati anche un modellino in scala 1 a 43 di una Fiat 600D fabbricato negli anni 70 dalla Dinky Toys. Per chi volesse curiosare tra le bancarelle, il prossimo appuntamento sarà il 28 di agosto. Parliamo ora di spettacoli da Parabiago perché iniziano con questo mese di agosto gli attesi appuntamenti estivi di Parabiago Summertime. Ce ne parla il sindaco Raffaele Cucchi. Ben ritrovati a questo appuntamento e vogliamo cogliere l'occasione per augurarvi innanzitutto un periodo di ferie, visto che ci avviciniamo al mese di agosto, ma per chi rimane a casa vogliamo ricordare che iniziano le quattro serate del sabato sera con gli eventi della Summertime. Parabiago ormai da qualche anno organizza per il periodo estivo dei momenti un po' conviviali, legati un po' a quello che è il sorriso, legati a quello che è la comicità con i personaggi del mondo del cabaret. Ebbene sì, tutti i sabati sera, dal primo mese di agosto fino al 27, avremo quattro cabarettisti. Iniziamo con Stefano Chiudaroli il 6 agosto, poi avremo Max Pisu il 13 agosto, Maria Pia Timo il 20 agosto e Claudio Lauretta il 27 di agosto. Quindi se vogliamo passare questi sabati sorridendo, alleggerendo un po' il peso del periodo estivo, noi ci siamo e vi aspettiamo dove? Al parco di Villa Corvini, qua a Parabiago, in via Santa Maria. A presto e passiamo tutti insieme una bella periodo estivo. E per oggi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e naturalmente ci ritroviamo domani sera sempre alla stessa ora, sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre per un altro appuntamento con l'informazione locale. Grazie e buona serata.